Bene, allora andiamo avanti. Abbiamo Camilla Matteucci. Camilla è una danzatrice pesarese che vive in Germania dal 2008, dove si è perfezionata all'Accademia di Monaco di Baviera. Ha lavorato stabilmente come danzatrice nelle compagnie dei teatri di Mönchengladbach, Krefeld, Würzburg, al Teatro dell'Opera di Hannover ed ora al Teatro di Nordhausen. Ha danzato le coreografie di Itzhak Gadili, Mauro Bigonzetti, Jörg Mannes, Ivan Alboresi, tra gli altri Robert Nort, lui stesso, insomma ci hai mandato un lungo curriculum, abbiamo condensato un po'. Ecco qua, vai Camilla. Sì. Allora, intanto ciao a tutti, come tutti gli altri ringrazio ovviamente per questa opportunità, ringrazio anche Arfest e tutto il suo staff. E, riguardo le domande vorrei condividere la mia personale esperienza durante questo periodo di transizione e quindi concentrarmi sull'esperienza di una ballerina in un teatro stabile, quindi di una dipendente. Mi sono scritta parecchi punti, altrimenti parlerei fino a domani. E quindi, come tutti sappiamo, mi sentite? Ok, la stagione teatrale viene organizzata con largo anticipo, è tutto pronto e quindi il nostro compito è semplicemente quello di riuscire a seguirlo dando sempre il massimo. E spesso nel mio campo può capitare che la danza possa perdere di autenticità, diventando quindi una routine che si trasforma poi in dovere. E il professionista, sì, è colui che fa della propria passione, il suo lavoro, anche se spesso il confine tra vita privata e lavorativa, si presenta in forma non molto definita. E in questo momento ritrovarsi a non poter lavorare, ma a danzare invece per puro piacere può risvegliare la propria vena creativa. Questo anche prendendo in considerazione la rapidità con cui si sono chiuse le varie porte. Nel mio caso è arrivato nel momento più impegnativo della stagione, si veniva infatti da un periodo pieno di lavoro e allo stesso tempo pieno di tante soddisfazioni, ovviamente. Ma dove anche l'idea di avere 2 o 3 giorni liberi si faceva sentire. Per me, in questo momento di immobilità forzata, si è realizzato la consapevolezza che si può sempre ballare e creare una performance anche da soli, in casa propria. Quindi, ballo per me stesso? Sì, anche, ma come sappiamo tutti, ciò non basta. Trovo che il pubblico sia indispensabile, trovo che l'arte stessa perda molto senza il pubblico con cui condividerla. L'arte in generale, nel nostro caso la danza, non deve essere considerata autocelebrativa, ma al contrario, come una pura condivisione. Prima di tutto ho sentito il bisogno di ritrovare, la mia autenticità come artista, cosa che nel mio campo è molto facile da perdere. Credo che solo essendo onesti, prima di tutto con se stessi, si riesca poi a mettersi a nudo in palcoscenico, instaurando così un dialogo sincero con lo spettatore e riuscendo a risvegliare quelle emozioni più nascoste e profonde. Quindi il ballerino o performer in generale ha bisogno anche dei giusti spazi, che però credo non si debbano ridurre al palcoscenico stesso. Si può arrivare a creare arte ovunque, purché si crei un costante cambio di energie in grado di raggiungere tutti, a partire anche dai più piccoli. E a tal proposito, vorrei offrire un ultimo spunto di riflessione legato a rendere la danza accessibile e presente nel cammino scolastico fin dalla prima età. Se a scuola
scuola devo studiare musica e storia dell'arte, mi chiedo perché non studiare danza? Sono arti che tra di loro si sono sviluppate e che ovviamente hanno creato la nostra storia. E quindi questo è un po' il mio pensiero a riguardo ed è la mia speranza per il futuro, che diventi accessibile a tutti e molto più nel nostro quotidiano. Camilla, forse non una buona, ti sei bloccata, forse non è una buona connessione, No! concluso. Avevo concluso, non so dove siete arrivati, purtroppo. No, adesso è questione di pochi secondi. Se vuoi dire l'ultima cosa, adesso ti. Oddio, cosa ho detto? Di rendere la danza accessibile a tutti sin dalla prima età. Credo che sia molto importante perché se si arriva a poter crescere e a farla svilupparla nel nostro quotidiano, anche appunto il ruolo dell'artista verrebbe molto più apprezzato e considerato nella società. Perfetto, grazie mille. Grazie a voi. Ciao Camilla. Ciao.